Eccoci arrivati al tutorial. Vi invito a iscrivervi al mio canale e vi invito anche a lasciare dei commenti sotto. Magari se il video vi è piaciuto mettete un pollicino verso l'alto e se non vi è piaciuto magari dite che non vi è piaciuto e magari datemi dei suggerimenti per cercare di migliorare queste lezioni. Allora, cominciamo con questo 251. Nel mio canale trovate tantissimi video su improvvisazioni e su riff sul 251. Di solito utilizzo gli accordi modali che derivano dalla scala di Do. Quindi gli accordi sono Re minore settima, quindi sul quinto tasto, poi Sol settima, terzo tasto, e Do delta sempre sul terzo tasto. Allora, lo eseguiamo lentamente, quindi Re minore settima, basso e le altre note. Passiamo al sol. Lo eseguo un'altra volta molto molto lentamente. In un altro video che avevo postato, e vi metto il link sopra, avevo fatto anche un 251 con un walking bass, esattamente in questa posizione, in questo modo. Eccoci alla lezione della melodia di questo 251. È formato da quattro battute. La prima battuta è in Re minore settima. La seconda è in Sol settima e le ultime due sono in Do delta, Do major 7. Allora, la prima battuta è Re minore settima. Cominciamo dalla nota Re che è la tonica, quindi seguiamo il tabulato qua sotto. Cominciamo Re, Mi, Fa, La, Si, Re. Mi, Fa, La, e a questo punto andiamo alla seconda battuta, quella in Sol settima. Qui abbiamo un cromatismo, quindi quarto tasto, Sol diesis, Sol, Mi bemolle, Si, Si bemolle, Sol, Sol naturale, Fa, e Mi. Finiamo sulla modale, quindi cadiamo sul Mi che è la modale della sulla terza battuta del Do major 7. Quindi diamogli un po' più di velocità per capire il senso della melodia. E qui abbiamo due battute praticamente dove siamo fermi sul Do major 7. Un po' più veloce. Se non vogliamo fermarci, potremmo andare a improvvisare utilizzando sulle ultime due battute l'arpeggio di Do delta. Quindi, per esempio, l'arpeggio di Do delta è questo: Do, Mi, Sol, Si, Do, Mi, Sol, Si. Io non ho fatto altro che mi fermo qua sul Mi, posso fare un glissando, per esempio. Facendolo con questa aggiunta che ho fatto adesso. Così per dargli un po' di movimento mi è venuta questa idea estemporanea. Allora, io vi ringrazio, vi invito a condividere questo video sui vostri social, se avete dei commenti fateli, mi fa molto piacere, vi invito a iscrivervi al canale e un saluto a tutti e alla prossima.